Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Come promesso, eccomi qui con la seconda parte di Boruto. Poi vedrete anche perché c'è il numero 70 di Naruto lì sopra. Comunque, sempre con il mio quaderno, con tutti gli appunti, e andiamo subito avanti, altrimenti viene un video lunghissimo. Allora, Kawaki è piegato su se stesso e dal suo palmo ciccia fuori Jigen. Ovviamente tutti restano scioccati, compreso Kawaki, e compreso Koji che stava spiando. Perché rimane scioccato? Perché non capisce come mai, cioè, se Jigen è in grado di uscire fuori dal palmo di Kawaki, quindi dal karma, perché ha incaricato lui di andarla a cercare se poi tu lo puoi trovare quando vuoi? Vabbè, quindi diciamo che comincia a sospettare che forse Jigen sospetti di lui. Comunque, Jigen vuole solamente riprendersi Kawaki, Naruto non vuole darglielo e Kawaki però vorrebbe andarci, ma non per Jigen, solamente per proteggere Naruto, perché comunque ci tiene a lui. Naruto ovviamente non ci sta, quindi cominciano a combattere in un'altra dimensione. Jigen lo porta in un'altra dimensione. Questa storia delle altre dimensioni mi urta parecchio, perché un nemico che te porta da un'altra parte, vabbè. Comunque, durante lo scontro apparirà anche Sasuke ad aiutare Naruto. Nel mentre Sarada passa davanti a casa di Naruto e vede Kawaki lì da solo, mezzo disperato, insomma, seduto. E durante lo scontro, Jigen, utilizzando il potere dei Yotsutsugi, sconfigge Sasuke rimandandolo a Konoha, e infatti era trovato da Sakura che però, insomma, lo devono curare perché sta a pezzi, e sigilla Naruto, quindi Naruto rimane nell'altra dimensione. Solo che, e qui vediamo che il braccio di Kawaki, quello, diciamo, vi ricordo, quello artificiale collegato al chakra di Naruto, cade, quindi tutti disperati, tutti nel panico, pensando che Naruto sia morto. E arriva anche Boruto insieme a Mitsuki per capire, cioè, dove sta papà, che è successo e qua e là. Però arriva anche Shikamaru che blocca i movimenti di Kawaki, però fa lo muovere perché dice: dove sta il settimo Kage? Che cacchio è successo? Perché c'era solo Kawaki in quel momento, quindi già, insomma, Shikamaru non è che non sospettasse di lui. Gli altri ninja intanto stanno creando una barriera intorno a casa di Naruto, questo per impedire a chiunque di scappare. Quindi Shikamaru continua a fare domande a Kawaki, dicendogli anche che lui non si fida di Kawaki, cioè glielo dice proprio in faccia. Nel mentre Jigen è andato da Amado perché si deve riprendere dallo scontro, poi vi spiego perché, insomma, lo spiegheranno bene. Comunque non sta messo, diciamo, bene. Comunque il braccio artificiale di Kawaki riprende a funzionare, cioè comunque emana luce, quindi questo indica loro che Naruto sta bene, quindi non è morto. Comunque Kawaki a un certo punto apre un varco perché vuole andare a salvare Naruto. Vabbè, Shikamaru cerca di impedirglielo, ma Kawaki assorbe il potere, bla bla bla. Comunque vanno lui insieme a Sarada, Mitsuki e Boruto e vanno a cercare di salvare Naruto. In quest'altra dimensione affronteranno Boro, un altro membro dell'organizzazione Kara. Allora, non ricordo bene se l'ho detto nell'altro video. Comunque, ogni membro dell'organizzazione Kara ha un potere particolare. Boro ha il potere di praticamente attraverso cioè, tipo si vede una nebbia. In questa nebbia ci sono dei virus. Quindi i ragazzi dovranno affrontare questo problema. Comunque, mentre i ragazzi stanno combattendo, Shikamaru viene a sapere che Sasuke è tornato ed è ricoverato in ospedale perché è tornato abbastanza malconcio. I ragazzi, grazie all'intelligenza comunque di Sarada, sembra che riescano a sconfiggere Boro, riescono a liberare Naruto una specie di sfera, boh, dove era sigillato, però Boro si riprende e comincia lì a rompere le scatole, insomma, a menare tutti.
A un certo punto Boruto, che è totalmente diverso da prima, al Byakugan, che poi vedremo che nell'occhio del Byakugan ha l'occhio aperto e quell'altro è chiuso. E sembra avere un'altra personalità. Comunque questo Boruto sconfigge Boro e i ragazzi tornano a Konoha. Naruto ovviamente si risveglia in ospedale e racconta tutto a Shikamaru, insomma, quello che è successo. Amado e Koji intanto si ritrovano fuori dal covo a parlare e Koji richiama la rana per far andare via Amado, però non prima che Amado abbia disattivato Delta, dicendogli dormi e lei boh, pettera. Comunque, mentre Amado se ne va via nella bocca della rana, Koji entra nel covo. Amado si ritroverà fuori a Konoha. Intanto Sarada racconta a Sasuke tutto quello che è successo nell'altra dimensione, quindi quello che è successo a Boruto. E Mitsuki chiede consulenza, cioè consulenza, chiede di parlare con Sasuke e gli racconta che uno dei membri di Gaara aveva chiamato infatti Boruto contenitore di Momoshiki. Qui Sasuke capisce che quindi anche Kawaki è il contenitore di uno Tsutsuki, però Sasuke arriva anche a pensare che lo stesso Jigen sia un contenitore. Mentre Hinojin, Shikadai e Chocho si stanno allenando, appare loro Amado, poco fuori di Konoha, alle porte di Konoha. E praticamente lui mette un collare intorno a Shikadai. Questo collare è esplosivo. Perché cioè Amado vuole una garanzia, perché vuole parlare con Shikamaru e dice: se non mi fate parlare con Shikamaru io uccido Shikadai. Ino quindi vabbè, Inojin parla con la madre perché vi ricordo che sono ninja sensitivi gli Yamanaka. E vabbè, parlando comunque alla fine Amado viene a sapere che anche Naruto si trova lì e quindi decidono di parlare con lui. E vabbè, allora, intanto Koji va a scontrarsi con Jigen e parlando scoprono che, cioè lui scopre che praticamente Jigen aveva capito appunto quello che insomma lui e Amado non erano proprio dalla sua parte e anche che il dirigibile, ricorderete, quello che è crollato, che è insomma caduto, non è caduto per un incidente ma perché qualcuno l'ha manomesso. Adesso c'è la storia degli Otsutsuki e questa la devo leggere perché ricordarsi tutto quanto è difficile. Allora, gli Otsutsuki sono degli invasori alieni. Vabbè. Dei parassiti. Il loro obiettivo è divorare la vita del pianeta dopodiché ne cercheranno un altro. Hanno piantato l'albero divino, praticamente loro piantano l'albero divino nel pianeta, che è un albero enorme, le cui radici crescono fino ad arrivare ad ogni angolo della terra, assorbendo il chakra di ogni forma di vita. E insomma, muoiono tutti sostanzialmente. Una volta che l'albero avrà assorbito tutto, darà vita ad un frutto enorme che si chiama il frutto chakra. Però, io dico. C'erano delle cose che non mi tornavano, perché è vero che una dice te scordi le cose, poi succede, però io ricordavo che in Naruto la storia dell'albero, eccetera, era un po', cioè, sì, viene detto, però era un po' strana, vabbè, comunque ne parliamo tra un po', fatemi leggere tutta sta roba. Allora, comunque, il frutto chakra sprigiona una tremenda energia e possiede infinite informazioni genetiche, quindi di tutte le creature di cui assorbe il chakra. Gli Otsutsuki si evolvono grazie a questi frutti, continuando a prosperare. Poi Amato, vabbè, chiede a Sasuke se è stato in quel posto, insomma, se ha visto il Jubi, che proprio Amato ha messo lì per fare in modo che venisse praticamente trovato. Ok? Comunque, Amato dice di sapere dove si trova. No, scusate, dice di non sapere da dove venga fuori questo Jubi. Perché è una specie diversa da quella che hanno affrontato loro anni prima. Gli Otsutsuki utilizzano sempre il Jubi quando attaccano un pianeta perché il Jubi diventerà l'albero divino, essendo il seme. Vabbè. Poi,
Vabbè, qua ti raccontano che piantano praticamente il giubbi nella terra, crescendo diventerà insomma l'albero divino e bla bla bla, questo l'abbiamo detto. Praticamente mentre parlano Amado fa capire che Jigen era un essere umano e qui Sasuke dice, ma come fa? Cioè, allora se è un essere umano perché non... cioè, è grazie, cioè, se ha il karma, quindi dovrebbe essere diventato uno Tsutsugi. Ma mentre stanno parlando vengono interrotti da un bip che parte dagli occhiali di Amado e praticamente lui chiede di togliergli e appoggiarli sul tavolo perché proietteranno delle immagini. Infatti vedranno Koji che si sta per battere con Jigen e scopriamo anche che scusate, che Koji è stato creato proprio per uccidere Jigen e quindi mostrano approfittare del fatto che è debole. Comunque, per il fatto di Jigen, adesso ci arriviamo. Comunque, qui Amado continua a parlare e dice che Kaguya si ribellò ai Shiki, non si sa per quale motivo, ma la cosa importante è che sia successo. Detto così, poi non so come l'hanno tradotto nel manga, però nel scan era così. Preso di sorpresa, Ishiki stava quasi per morire, ma si impossessò del corpo di un monaco, riuscendo a sopravvivere. E questo monaco era Jigen. Qui Sasuke chiede se è stato in quel momento che Ishiki ha impiantato il karma in Jigen, ma Amado non, vabbè, non vuole proseguire finché non c'ha la parola che gli danno asilo, perché lui è per questo che è qui. Lui vuole asilo. E vabbè, Naruto dice sì, ma fa culo, te lo do. Però lui non toglie ovviamente il dispositivo a Shikadai. Comunque, continua Amado a parlare e dice prendiamo l'esempio Boruto, durante la battaglia Momoshiki si è convertito in Dati, duplicando se stesso e impiantandosi nel corpo del ragazzo. I Dati complessi vengono estratti lentamente nel tempo e quando tutti i Dati saranno estratti il corpo di Boruto verrà sovrascritto dai Dati insomma, di Momoshiki, quindi diventa Momoshiki. Da quello che si sa non è possibile bloccare il processo, ma è possibile evitare la rinascita, quindi uccidendo magari Boruto. Sasuke chiede se il karma sparirà una volta che Boruto diventerà Momoshiki. Amado dice di sì, ma Sasuke ha dubbi, visto che Jigen ha ancora il karma, infatti, cioè, nonostante siano passati veramente troppi anni. Poi ne parliamo. Amado spiega che Ishiki non si è proprio impossessato di Jigen nel modo convenzionale, quindi impiantando il karma. In realtà che ha fatto? Siccome è rimasto sorpreso da questo attacco, a quanto pare, stava per morire, si è rimpicciolito perché i poteri di Ishiki sono quelli di rimpicciolire la materia e anche far apparire cose da altre dimensioni. Quindi si è rimpicciolito ed è entrato in un orecchio di Jigen. Quindi si è messo proprio veramente come un parassita e mano a mano poi ha impiantato il karma molto più in là, diciamo. Allora, perché ancora Ishiki non velocizza la rinascita? Questo perché il corpo di Jigen non è adatto alla rinascita di uno Tsutsugi. Quindi praticamente se Ishiki cercasse, cioè resuscitasse nel corpo di Jigen, avrebbe vita breve sostanzialmente. Comunque, Amado dice che insegnerà a uccidere, che c'è come uccidere degli Otsutsuki. Naruto poi vediamo che si dimostra preoccupato per Koji, che io ripeto che ogni volta che lo guardavo questo mi ricordava qualcuno. Comunque vabbè, allora praticamente Sasuke dice che quindi finché c'è il karma Ishiki potrà tornare in vita come cavolo si chiama? Amato spiega che se Ishiki morisse nel corpo di Jigen, ha ancora comunque il corpo di Kawaki, quindi praticamente avendoci già i dati nel corpo di Kawaki, muore in quello di Jigen, ma tanto c'ha quell'altro. Uno dei modi per impedire a Ishiki di completare il processo in Kawaki è uccidere il ragazzo, insomma questo qua l'ha ammazzato un po' tutti. Le immagini erano andate via, sono tornate, perché ovviamente c'è stato anche lo scontro. E vediamo che Ishiki è risorto e perché è stato costretto perché Koji è molto forte e in quel momento sparisce il karma dal braccio di Kawaki.
proprio in quel momento. Però Amado, vabbè, vuole firmare i documenti, se no va avanti, vabbè, rompe un po' le palle questo. E comunque, mentre c'è questo scontro, ripeto, le immagini erano andate via, ma sono tornate. Ishiki riconosce che Koji è il clone di Jiraiya. E io non ho capito perché questa parte loro non l'abbiano vista. Sì, vabbè, c'era Kawaki per terra, ma nessuno ha sentito. Cioè, io almeno non vedo che le immagini siano andate via, non, cioè, non, niente te lo fa capire, non lo so. Quindi, vabbè, boh, non l'avrò capito io, non lo so, può essere. Comunque, Koji sta per avere la peggio, e, però, usando la tecnica del richiamo, sparisce, insomma, con una rannocchia e si salva. Però al momento non si vede più. Comunque, Ishiki si presenta a Konoha, questo perché, essendo lui tornato in vita, come ho detto, nel corpo di Jigen, che quindi ha vita breve, ha veramente pochi giorni di vita. Quindi che cosa fa? È andato a Konoha per prendere Kawaki, perché altrimenti lui morirà. Comunque, vabbè, Shikamaru dice andate da Sasuke, e anche sta cosa io non l'ho capita, cioè un personaggio così forte. Sì, ho capito che Sasuke e Naruto sono i più forti, però se magari si uniscono tutti, forse ce l'avrebbero fatta prima, perché costringendo Ishiki a usare ancora più potere, la sua vita si sarebbe accorciata ancora di più. Cioè, Shikamaru, per esempio, per farvi capire, sembra un cretino. Vabbè, vado avanti. Allora. E Sasuke, vabbè, parla con Boruto dicendogli: guarda, non credo che noi ce la possiamo fare, però tu devi essere anche pronto a morire per Konoha. Insomma, vabbè, si mette d'accordo con il ragazzo. Si teletrasportano ovviamente per combattere lontano da Konoha. Boruto, a un certo punto dello scontro, capisce che Ishiki non può ucciderlo, e infatti cioè decide di. Si punta il kunai, dice: se tu, insomma, rompi le balle, io mi uccido. Però dice: non vuoi che io muoia, perché io ti servo. E infatti è vero, perché da quello che sappiamo dai racconti di Amado, sappiamo anche che gli Otsutsuki vengono sulla terra in coppia. Questo perché? Perché mentre uno si sacrifica, cioè uno si deve dare in pasto al Jubi. Vabbè, ovviamente ha già passato il karma, quindi se ne frega. Però uno si dà in pasto al Jubi e l'altro praticamente sta lì di guardia, bla bla bla, insomma, queste cose qua. Quindi è per questo che vengono in coppia, ricordatevi sempre questo, eh. Poi, vabbè, questo l'ho detto. Allora, Kawaki sospetta comunque di Amado, cioè non gli piace Amado. Praticamente Shikamaru sospetta di Kawaki, Kawaki sospetta di Amado, tutti che sospettano di tutti. Vabbè, la battaglia è difficile, quindi a un certo punto Kurama dice a Naruto di avere un asso nella manica e una tecnica che si chiama, cioè una tecnica, insomma, una modalità che si chiama modalità Barione. Questa modalità permetterà di sconfiggere Ishiki, solo che comporta la morte. Quindi dice: sei pronto a morire? Eh? E Naruto gli dice: io sono pronto da quando ho deciso di diventare Hokage, anzi da quando, dopo, anche da prima. Quindi, insomma, vogliono utilizzare questa modalità. Mentre Ishiki è a un passo dalla morte, che cosa fa? Grazie al karma di Naruto, sì, no, al karma, scusate, al chakra di Naruto, che è collegato a quello di Kawaki, sempre per via del braccio, riesce a trasportare i Kawaki da loro, e quindi cerca in ogni modo di trasferirgli il karma, ovviamente. Però Kawaki, con uno stratagemma, utilizzando anche la Kakebushi no Jutsu, insomma, riesce a non farsi beccare. Però cioè, insomma, sconfiggono Ishiki, perché non riesce a reincarnarsi, erano rimasti pochi minuti, e quindi ciccia. Però Momoshiki prende il possesso di Boruto, e che cosa fa? Mentre tutti sono distratti perché c'è Naruto per terra, che non riesce a muoversi per via di questa modalità che ha utilizzato, arriva Boruto e cioè ficca il kunai nell'occhio con il Rinnegan, cioè di Sasuke. Quindi, bene. E vabbè, Momoshiki
Dice a Kawaki che anche il suo, che il processo del caricamento del karma, insomma, della sovrascrizione dei dati era l'80%. E dice: quindi tu sei adesso, tu, anche se non c'è più, come cavolo si chiama, Ishigi, sei praticamente uno Tsutsugi. E quindi puoi essere sacrificato al Jubi. Quindi adesso è Momoshiki che vuole sacrificare gli Ishigi, che carini che sono. Naruto comunque ancora non riesce a muoversi e Sasuke nota che Momoshiki non assorbe gli attacchi che gli vengono lanciati. Questo perché? Perché se lui assorbisse il chakra potrebbe risvegliarsi Boruto e non è quello che Momoshiki vuole. Poi a un certo punto però è costretto per forza ad assorbire il potere e Boruto si risveglia e stacca il corno che è uscito, insomma, dalla sua testa proprio per riprendere possesso del suo corpo. Qui Kurama dice a Naruto che morirà solo lui, non morirà Naruto, con una scusa. E io pure qua ho detto, perché non muore? Perché, cioè, allora, quando un Jinchuriki viene separato dal proprio Bijuu, muore. Perché è anche quello che è successo a Gaara. Quindi perché questo non muore? Cioè, mi hanno dovuto mettere la scusa per non farlo morire? Non lo so, vabbè, ok. Comunque Kurama muore e la cosa che mi ha fatto un po' strano è che mentre leggevo che insomma, Kurama sarebbe morto, dico, vabbè, adesso la scena sarà bella drammatica. Invece, regà, non. No. Cioè, ma proprio no. Non è stata drammatica. Cioè, io ricordo in Naruto chiunque, cioè, quando è morto Jiraiya, quando è morto Neji, cacchio, cioè, erano molto più sentite queste cose. E invece, cioè, boh, vabbè, comunque è morto. Vabbè. Comunque, c'è Code, un altro membro dell'organizzazione Kara, che è a guardia del Jubi. Qui gli appare tipo, non so, l'anima, l'essenza comunque di Ishiki, che gli dice, vabbè, insomma, si capisce che è morto, e gli dice, tu però potresti diventare un dio, quindi sacrifica Boruto e come si chiama? E Kawaki, e insomma coltiva l'albero divino, diventa un dio, insomma bla bla bla. E vabbè, poi parleremo più avanti di Code. E Boruto, vabbè, si concentra per aprire il varco per tornare a Konoha, perché ripeto, Sasuke è stato colpito all'occhio dove ha il Rinnegan, e riescono poi a tornare. Anche qui, mentre leggevo questi volumi, l'unica cosa che ho pensato a un certo punto è: ma sto manga si chiama Boruto? Però io vedo molto spesso, anzi troppo spesso, Naruto e Sasuke fare robe, cioè comunque troppe robe. Dico, devono fare in modo comunque di non metterli sempre in mezzo, cioè boh. E l'unica stratagemma che hanno trovato è stato questo, cioè diciamo, farli diventare tra virgolettissime un po' più deboli, che poi non so se Kodachi si chiamava, mi sembra, sì, se Kodachi voleva proprio far morire Naruto qui e poi Kishimoto ha ribaltato la situazione facendo sì morì Kurama, però non morire Naruto. Perché siccome, ripeto, nel primo volume dice: ah, ti farò fare la fine del settimo Kage. Cioè, io ho pensato, dico, qua muore, invece non me l'hanno fatto morire. O la gente si è lamentata davvero tanto e cioè, si sarebbe incazzata tantissimo a vedere Naruto morire, quindi Kishimoto che è subentrato ha ribaltato la situazione. Però che cosa ha dovuto fare anche? Oltre togliere Kurama a Naruto, ha dovuto anche limitare i poteri di Sasuke, quindi levargli il Rinnegan. E io l'ho trovata abbastanza ridicola sta cosa, cioè. Ecco perché io non voglio i seguiti, perché a un certo punto poi i personaggi, diciamo, della serie originale, devi fare in modo che non siano più forti dei protagonisti nuovi. E qua per farlo dovevi fare solo questo, togliere Kurama e togliere il Rinnegan a Sasuke. Però vabbè. E qua è finito il 14° volume, però in Italia è uscito anche il 15, ma non so se voi l'avete acquistato, quindi vi dico, ho finito il volume 14, si va col 15. Ah, Boruto fa interviste in TV perché è passato insomma da eroe queste cose qui. E
E vabbè, comunque Kawaki dà l'idea a Boruto di fare come gli Otsutsuki, perché anche Boruto stesso ormai è come se fosse uno Otsutsuki, e gli dice magari se tu dai il karma a qualcun altro poi te reincarni, una cosa del genere, insomma un po' strana. E gli parla di Code. Code praticamente è un altro, è un bambino che come Kawaki è sopravvissuto all'esperimento, insomma, per impiantare il karma, però non può diventare un contenitore, ma ha il karma, solo che a differenza di loro ha un karma bianco. Praticamente non può fare suscitare i shiki, ma può avere il karma, un karma particolare. E Amato parla di Code a Naruto e Shikamaru, dicendogli che comunque è speciale, il potere di Code è particolare ed è anche più forte di Jigen barra Ishiki. Cioè, infatti lui, a differenza degli altri membri di Kara che hanno dei potenziamenti, Code ha dei limitatori per non far esplodere la sua forza, insomma. Poi intanto vediamo Code che va da un altro membro di Kara che poi chiamano Insetto. Io il nome di questo ancora non muori, cioè non l'ho capito, comunque lo chiamano sempre Insetto. Vabbè, convinto che abbia con sé dei cyborg potenti. Perché questo? Perché praticamente Jigen uccideva o eliminava tutti i cyborg, insomma, qualsiasi creatura più forte di lui. Solo Code è sopravvissuto a questa cosa perché è molto leale verso gli Otsutsuki. Li venera come divinità e Ishiki pure, proprio come un dio lo venera proprio, quindi ha potuto sopravvivere, però ovviamente con questi limitatori. Comunque, mentre va qui, sa che sicuramente Boro aveva tenuto qualche cyborg, insomma, forte. E qui conosciamo Eida, un cyborg femminile, cioè io credo che sia un cyborg, perché da quello che ho capito un po' lo sono trasformati un po' tutti. Lei che cosa fa? Può vedere qualsiasi cosa, quindi in diretta, tipo in diretta streaming da qualsiasi parte del mondo. E tra i poteri che ha è quello che tutti si innamorano di lei, chiunque, solo gli Otsutsuki no. Cioè, quindi non sono influenzati da questo suo potere. Lei può vedere anche nel passato, solo da quando è nata, cioè nel senso, se qualcosa è successo prima della sua nascita, lei non può vederlo. E odia Amado perché secondo lei le ha tolto l'amore, perché lei non riesce a capire se una persona sia innamorata di lei, cioè si innamori di lei perché prova un sentimento vero oppure per via del suo potere. Quindi diciamo lei in qualche modo mi ha tolto l'amore perché non capirò mai se una persona si è innamorata di me o no. Comunque c'è una riunione dei Kage sempre in live streaming. E Gaara a un certo punto, dopo tutti gli eventi, il fatto dei Momoshiki, eccetera, chiede a Naruto se sarà mai in grado di uccidere il suo stesso figlio, se dovesse diventare una minaccia. Quindi è pesante come. Però era da dire. Allora, mentre Naruto è preoccupato per il figlio, Amado gli racconta che anche lui aveva una figlia e che ha perso 12 anni fa. E quindi capisce la sua preoccupazione, però gli dà delle pillole e gli dice che queste servivano a indebolire il potere del Byakugan, però potrebbero anche rallentare forse il processo di Momoshiki, quindi magari Boruto non si trasforma nell'immediato, magari ci metterà un po' di più. E dice però non so quali siano gli effetti collaterali, però comunque Boruto quando parla con il padre comunque le prenderà. Amato capisce che a Kawaki manca il karma, che comunque gli dava molta forza. E che lui potrebbe ridarglielo, ma cioè senza diciamo essere posseduto da Momoshiki, comunque il karma di Momoshiki, un po' come il karma forse che ha, come cavolo si chiama, Code. E vabbè. Perché il karma, da quello che ha capito Amato, può essere anche utilizzato solo come arma. Kawaki comunque è sempre sospettoso verso Amato e se ne va comunque, non ne vuole sapere. E questa chiacchierata anche perché
Amado ha fatto un altro braccio a Kawaki, un braccio migliore di quello che aveva prima, perché prima, ripeto, Naruto doveva sempre innestare del chakra, invece così ha il suo braccio, senza che Naruto, insomma, debba rompersi le scatole così. Eida nel mentre sta per risvegliare un altro bambino, non so come si pronuncia il nome, perché lì è scritto Daemon, io penso che sia Demon, ma non credo. Comunque, Demon, non lo so. Comunque è un bambino e tratta Eida come fosse una sua sorella, poi non ho capito se è proprio la sorella o meno. E ha un potere particolare, quello di riflettere gli attacchi. Cioè, se io sto per dargli una mazzata in testa, la mazzata in testa me la prendo io, praticamente. E lo fa di riflesso questa cosa, cioè non è che ci pensa, fa da sé, va da sé, un potere che va da sé. Comunque, a Konoha tengono d'occhio questi segni lasciati da Code. Code ha un potere un po' particolare. Attraverso delle strisce di artiglio, con artigli, una cosa del genere, che lascia sul terreno, per aria, dove gli pare, lui poi si può muovere, cioè esce da queste strisce particolari. E sono apparsi anche fuori Konoha, quindi comunque le tengono sotto controllo. I ragazzi, quindi Kawaki, Boruto, eccetera, vengono tenuti d'occhio da Yambu, dai Yambu erano sì, dai Jonin, comunque dagli altri ninja, perché dopo il racconto di Code del fatto che era molto, che venerasse Shishigi e gli Otsutsuki, temono appunto che lui possa vendicarsi, quindi cercare di uccidere Boruto e Kawaki e anche Naruto. E, che poi non ho capito perché nessuno ha messo in mezzo Sasuke, comunque vabbè, loro. Quindi sono sempre tenuti sotto controllo. A un certo punto però, siccome sanno che Code li sta cercando, eccetera, Kawaki che fa? Crea una copia, annulla un po' il chakra, per uscire fuori dal villaggio e incontrare Code, perché vuole andare con lui. Questo perché vuole che lasci in pace Naruto. Però Code, che doveva uccidere anche Kawaki, cioè voleva ucciderlo, non lo fa più, dice no, non ti uccido, devi venire con me. Questo perché? Perché vi ricordate che vi ho detto che Momoshiki ha detto a Kawaki, guarda, tu sei come uno Tsutsugi? E questo rende felice Eida perché vuole mettersi con Kawaki sapendo che se lui si innamora è, diciamo, vero amore e non per il suo potere. E poi lei, appunto, siccome vede tutto, vede che è molto carino, insomma, tutte queste cose qua. Comunque, Momoshiki, no, non è vero. Vabbè, mentre stanno parlando, comunque poi arriva anche Naruto, e, no, Boruto, scusate, per riprendersi Kawaki, devo tornare dentro, sono tutte queste cosine qui. Però Momoshiki poi prenderà il controllo di Boruto e combatte, vabbè, perché Momoshiki ogni tanto ciccia fuori. Però negli scontri e tutto, Kawaki libera il karma, quindi è cicciato fuori anche a lui. A un certo punto poi vabbè, arriva anche Naruto, eccetera, e Boruto riesce a riprendere il controllo del corpo e chiede di essere ucciso, perché ormai il procedimento è quasi finito. Quindi che cosa succede? Naruto non vuole ucciderlo, ovviamente, gli altri nemmeno, e Kawaki dice lo faccio io e lo uccide. Cosa che sarebbe stata molto triste se non fosse che noi abbiamo visto nel primo volume, alle prime pagine, che Boruto diventa adolescente, quindi un po' come Naruto nello Shippuden, quindi cioè io non mi sono nemmeno disperata, ecco perché non ci devi mettere gli spoiler all'inizio, comunque vabbè. Kawaki poi combatte contro Code, che però furbo chiama a un certo punto Demon per pararsi il Q, e vabbè, riflette l'attacco, eccetera, eccetera. Boruto, mentre c'è Naruto che io non riesco a percepire la sua disperazione, non lo so, raga. Mi hanno detto che nell'anime, per esempio, il fatto di Kurama è molto più sentito, e in questo manga non sento niente, comunque vabbè. Boruto si risveglia ed è vivo grazie a Momoshiki, che gli ha salvato la vita e gli dice: tu sei uno Otsutsuki a tutti gli effetti adesso, io non potrò più rincarnarmi perché gli ha dato tutto il potere. E dice quindi ciccia, insomma, l'ha salvato comunque. Boruto è un puro Otsutsuki. Code, prima di scappare, aveva messo, perché aveva bloccato Shikamaru per garanzia, gli ha messo dietro una di queste strisce, cose strane, perché appunto lui vuole incontrare Amado, Code. Ma perché? Perché
perché vuole che gli tolga i limitatori, perché gliel'ha messi Amado. Comunque, mentre Shikamaru sta parlando con Amado nello studio, Code esce fuori. Però era tutto previsto da Shikamaru. Dice: che te pensi che non me ne ero accorto? Quindi Shikamaru è tornato finalmente un po' sveglio e ciccia fuori Delta, che ovviamente era ricostruita Amado, e quindi combatte contro Code. Però Code a un certo punto ha un altro asso nella manica, ovvero richiama Eida. Quindi vediamo che una cosa che ho capito, cioè che ho notato, è che manco Amado sembra, non sembra influenzato dal potere di Eida. Forse io ho pensato che lei fosse la figlia, però non lo so, ancora non lo so. Comunque Shikamaru resiste a questo potere e dice: perché vuoi attaccare Konoha? E lei dice: perché voglio incontrare Kawaki. E lui: che cosa ci devi fare? Insomma, cerca di perdere un po' di tempo Shika, e chiede a Ino nel mentre, cosa vede con la mente, di non far venire nessuno nello studio, perché appunto gli altri potrebbero cadere nel potere di Eida. E mentre parla con lei, lei dice che insomma le piace Kawaki. Allora Shikamaru trova diciamo una scappatoia. Dice: perché no, allora non vieni a vivere a Konoha, non ti stabilisci qui, te lo faccio incontrare. Dice: non c'è bisogno insomma di stare con Code, ma puoi stare qui e magari coronare il tuo sogno. Cioè praticamente gioca d'astuzia. Perché se lei non vuole comunque del male, cioè fare del male a quelli di Konoha, eccetera, perché non gliene frega niente, vuole solamente conoscere Kawaki, lui dice: vabbè, rimani qui e via. E quindi ci prova, diciamo, mentre Naruto intanto parla con Kawaki di quello che è successo, perché Kawaki è convinto che Boruto sia morto. E dice: lo so che avrò una punizione. Invece Naruto gli spiega che comunque è vivo. E questo è il capitolo 69 e ho finito. Che cosa non mi torna? Non mi torna il fatto quando raccontano degli Otsutsugi che dice vengono in coppia, e più che altro il fattore dell'albero. Nel volume 70 di Naruto, cioè sono dovuta riandare lì, che c'è il figlio di lei che racconta la storia, il figlio di Kaguya, che dice che lei ha mangiato il frutto dell'albero, eccetera. Quindi quest'albero del cazzo sulla terra c'è già stato, allora perché sono tutti vivi? Cioè è quello lo strano. Poi qua ne parla come se l'albero, cioè sì, l'albero, quando lei ha mangiato il frutto, è come se l'avesse mangiato, non so, per la prima volta, perché dice che proprio lei è impazzita e diventa, cioè, questa mania di potere, questa cosa. E non combacia con questa qua, perché qua dice che gli Otsutsuki viaggiano tra i mondi per appunto prendere questa, raccogliere questo frutto. Però come è raccontato qua mi sembra molto diverso. E cioè Kaguya stava da sola, poi se questo calo di albero è cresciuto tanto che lei ha potuto mangiare il frutto, perché siamo tutti vivi? Poi anche la storia che ci sono tutti i Jubi, il Jubi, cioè qua mi sembra che è nato da lei, che poi l'ha ereditato il figlio poi l'ha diviso in 9 Bijuu, però è proprio raccontato diversamente. Poi una cosa che non ho capito, mentre Amado sta raccontando, è vero che qui non c'era Kishimoto a scrivere, però mentre Amado gli racconta e gli dice no perché è venuta con Kaguya, allora Naruto, che ha parlato con Agoromo, mi sembra si chiamasse il figlio, perché non ha detto: io ho parlato con Kaguya, cioè magari rifacendo il recap pure a noi, dicendo che io ho parlato, lei mi ha detto, cioè il figlio mi ha detto questo, e confrontando con quello di Amado magari si arrivava pure a una soluzione, a capire bene le cose come sono andate. Niente. Poi da quello che si sa è che è stata una cosa di secoli prima. Quindi se la storia è questa, cioè Ishiki è arrivato sulla terra con Kaguya, ok? È arrivato con lei, eppure se lei si è ribellata, insomma, insomma, ha accusato i piani, quello che vuoi. E lui si è dovuto impossessare di Jigen, ma in secoli, secoli, tu mi vuoi dire che non hai trovato nessuno a cui trasferire il karma prima di Kawaki? In secoli? Cioè, è quello che
non mi combacia, non lo so. Poi tutto questo manga al momento, la cosa che non mi piace è che innanzitutto mai dovuto fare quello stratagemma per togliermi Sasuke e Naruto un po' dalle palle e va bene. Però non mi piace come sono trattate le donne. Allora, non pensate che io voglio fare un coso femminista, no. Io voglio solo dire che in Naruto le donne erano belle partecipi nel manga. A noi ragazze piace perché sì, leggi gli shonen, ci stanno i maschi e fanno robe, però è bello pure vedere ogni tanto delle protagoniste cazzute invece che sempre femmine, piangono, eccetera, eccetera. E in Naruto c'erano, cioè, basta pensare a Tsunade, che è il mio personaggio shonen preferito. Che era poi una ninja leggendaria, una Sannin, insieme a Orochimaru e Jiraiya. E questo mi piaceva. Sakura, che a me non piace, come cioè non mi faceva impazzire, però nello Shippuden, dopo che è stata allenata da Tsunade, era diventata cazzuta anche lei. Cioè, lei, Naruto e Sasuke dovrebbero essere, cioè sono i diretti allievi dei tre Sannin. Perché adesso Sakura me l'avete ridotta a donna schiava, zitta e lava? Cioè, quella sta a casa tutta il tempo o al lavoro e aspetta solo che viene Sasuke. Già questo l'avevo già accennato nell'altro video, ma è una cosa che mi urta. Ma la stessa Ino, che poi se non fosse che Ino serve perché insomma per il suo potere comunque è ninja sensitivo, il clan Yamanaka eccetera, non servirebbe a un cavolo nemmeno lei. La stessa Sarada nel manga, sì, è vero che durante la battaglia con Boro lei pensa a come ucciderlo, riesce a individuarlo, però grazie allo Sharingan. Però pure non fanno chissà che cosa. E la storia è raccontata in un modo, cioè almeno finché c'è stava sto Kodachi, è tutta un racconto, racconto. Poi vedere Naruto che non caga il figlio, e poi arriva Kawaki, all'improvviso le copie le mette all'ufficio e l'originale sta a casa per stare dietro a Kawaki, mentre al figlio no. Perché fanno queste cose in scena? Cioè, mi sembrava di star a vedere Goku quando prende Ub e se ne va a fine Dragon Ball Z. Uguale. Cioè, i figli non li caga proprio, però, oh Ub, ah, sei forte, ah, dai, andiamo, bella. Ciao, ragazzi, vediamo. Vediamo, che cazzo. Oh. Dai. Per questo io odio sti seguiti, li odio perché mi sminchi i personaggi. Naruto ha sofferto tanto la solitudine, hai dei figli, io ho capito che è Hokage, ma cazzo, E, cioè, se hai tempo per Kawaki, potevi aver tempo anche per Boruto e Mawari. Non lo so, pure Sasuke, io ho capito che lui voglia redimersi per quello che ha fatto, ma sono passati più di 20, cioè 20 anni quasi, cazzarola, basta. Che me li fai sposare a fare? Lui è Sakura. Se poi io devo vedere che, cioè, nel volume extra di Naruto ti fa capire che, come si chiama? Sarada non ha mai visto il padre, mai. E Sarada ha più o meno 11-13 anni. E io dico, quindi vuol dire che Sakura non vede Sasuke da 13 anni. Cioè, lei lo becca solamente quando poi Sarada va con Naruto e tutto quanto per vedere Sasuke, e poi lei ci va e là lo rivede. Cioè, 13 anni, ragazzi. Cioè, io non voglio di niente, ma te sposi e vedi tuo marito dopo 13 anni. Cioè, praticamente l'ha messa incinta e poi è andato via. Cioè, è stato. Mo, però, nel volume extra, magari una dice, vabbè, che se ne frega in volume extra. Ma quando vedi certe cose nel manga, cioè, è proprio strano. Ino poi che glielo dice, ma come cavolo fai? Ma chi te lo fa fare? Ma in effetti c'ha ragione. Ripeto, come è raccontato non mi ha fatto impazzire. Magari adesso, ecco, da quando è subentrato Kishimoto, anche il fatto di Eida, queste cose qui sono, sì, da lì, vero? Sì, non mi voglio sbagliare. Comunque tutti i discorsi, le cose, sì, ci sto, ok. È raccontato meglio e infatti mi piace perché sì, Naruto c'erano dei pezzi dove le cose dovevano essere spiegate per forza, però non era tutto uno spiegone lagnoso, non lo so, raga, poi i disegni sono abbastanza particolari, cioè si nota che non sono di Kishimoto, però vabbè, uno ci può passare anche sopra, per carità, però e poi non mi trasmette emozioni, fino adesso no. Perché se tu mi metti come prima pagina, mi fai vedere Kawaki e Boruto adulti che stanno per combattere, e uno pure che dice che ti faccio fare la fine del settimo Hokage,
Cioè, l'unica cosa che io penso ogni volta che vedo che loro stanno in pericolo, per esempio quando Boruto è morto, e io ho detto, tanto cresce perché l'ho visto e quindi non ho provato niente. Non ti sei emozionata, non ti sei, perché lo sai quello che succede, quindi che cacchio, cioè, no. Oppure Kawaki che è tanto buono, cioè non è una persona cattiva, però io già so che si andrà a scontrare con Boruto, quindi diventerà comunque un nemico. E io non riesco a affezionarmi tantissimo a lui, perché so che poi va a finire là. Cioè, non mi dai lo spazio all'immaginazione, addio, cioè il plot twist, che ne so. Perché se non si sapeva niente, cioè se non c'erano quelle pagine e io vedo Boruto morto, mi posso anche un po' preoccupare, di oddio, ma che davvero, eh. Ma così se lo sai, ma come fai? Cioè, non lo so. Io lo continuo, ma come vedete l'ho recuperato, pensavo che mi servisse qualche volume, no, cioè per farvi vedere qualcosa. Ho recuperato, mi manca qualche numero. E lo continuo solamente per una morbosa, veramente morbosa curiosità. Solo per sapere dove vogliono andare a parare. E non so come Kishimoto cambierà le cose. E ripeto che secondo me Kodachi voleva proprio ucciderli tutti e due, cioè Kurama e Naruto, perché se muore Kurama, se gli togli Kurama muore anche Naruto. Però Kishimoto ha, diciamo, fatto sta cosa di no, perché si è inventato una scusa per non far morire Naruto. E non so perché, da quello che ho capito, comunque l'hanno mandato proprio via. Ora non so per quale motivo. Però devo dire che da quando è entrato Kishimoto si vede comunque lo stile di narrazione diverso, si nota. E i disegni, vabbè, sono sempre quelli, però vabbè. Spero che, ecco, Shikamaru torna a essere intelligente, perché le cose che dice, cioè, appare un nemico, è come, cioè, Ishiki alla fine è come Kaguya, che tu mi dici a Naruto e Sasuke andate ce voi, cioè no, ce dovete andare tutti, no, andate ce voi. E poi mi rompe le palle questa storia dell'altra dimensione, perché la stanno utilizzando troppo? Perché mi dà una sensazione di Dragon Ball quando Goku teletrasportava i nemici lontani. Cioè, raga, non c'è neanche la magicità di distruggono qualche palazzo, niente. E poi mi sembra anche troppo veloce sul punto di vista dei nemici. Cioè, sto gruppo Kara in 15 volumi, ma anche prima, in 14, è stato completamente smantellato praticamente. E ne manca il tempo di Dio, oddio, cioè, non lo so, raga, lo stile della narrazione non mi fa impazzire, mo speriamo che migliori. Comunque, basta che ho parlato anche troppo, sto video sono 2 volte che lo faccio cercando di farlo più breve, ma non viene, quindi mi dispiace. E non lo so, ditemi voi che pensate, che ne pensate di Boruto. Io rimango dell'idea che al momento non è proprio chissà che cosa. Magari adesso migliora, non lo so. Più che altro mi dovresti mettere, sì, c'è code, ma qualche altra, non lo so, cioè perché Kawaki cambia? Cioè l'unica cosa che mi posso chiedere di sto manga è perché Kawaki poi cambia e si scontra con Boruto, è l'unica cosa che mi chiedo, perché tutto il resto, boh, non lo so, raga. Ripeto, a me Naruto è piaciuto tantissimo e è sempre stato lineare, cioè mi è piaciuto ogni tipo di saga, ogni cosa. Ma qua, boh, non lo so, vabbè, speriamo che migliori. Detto questo, poi quando usciranno gli altri capitoli magari ne parlerò, magari non tutti insieme, nel senso magari ogni 2 capitoli magari faccio un video, perché come questi no, perché vengono troppo lunghi. Comunque vabbè, io vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate di Boruto e ci vediamo in un prossimo video.